Buonasera a voi tutti, cari amici, sono sempre io, il vostro Nicola da Lucia, fresco di no, riapertura, comunque di rimettersi un po' in attività con il canale YouTube. Sto registrando qui nella serata del 1° novembre 2019 e nella giornata odierna sono in una fascia oraria dove non si è ancora giocata la partita di Serie B, quindi teniamo conto al momento, dedico quest'altro nuovo videoclip, diciamo, per le due partite del campionato primavera. Uno per la primavera 1, settima giornata, dove c'è stata Inter-Roma, Under 19, risultato finale 4-2 per la Roma, con parziale abbastanza rotondo nel primo tempo, ben 3-2 per la Roma. Giallorossi avanti prima 2-0 con doppietta di Galeazzi, poi l'Inter è ritornata in carreggiata pareggiando attraverso i gol di Schiro e Fonseca. Galeazzi tripletta al 42esimo. All'82esimo guida il Polgar Simonetti. Quindi, in esito di questo risultato, i giallorossi arrivano, sono secondi al momento con 15 punti, 5 vinte e 2 sconfitte. L'Inter invece è già al secondo KO di fila della stagione ed è quinto a 12 punti. Passiamo invece all'altra sfida di primavera, in maniera particolare è la primavera 2, sempre under 19, settima giornata. Non riesco qui a vedere chi ha realizzato i gol perché l'Udinese ha vinto 2-0. Diciamo che a parte la classifica, a livello di bookmaker l'Udinese era quotato bene a 1,45. Un po' più lontano il pareggio e la vittoria del Venezia rispettivamente a 4 e a 5. La classifica quindi vede l'Udinese terzo a 10 punti che si risolleva dopo le due sconfitte di fila precedenti e il Venezia invece purtroppo rimane a 0 ed è il settimo KO di fila, 7 gol fatti e 21 subiti. Bene, detto questo, a me non resta che ringraziare per l'ascolto e la visione. Ci si vede prossimamente per altre informazioni. Salute a tutti e buon fine settimana.